Ben ritrovati amici di Telepace in questo nostro breve ma significativo viaggio attraverso la diocesi di Verona per parlare dei santuari mariani e di alcuni dei santuari mariani presenti su questo territorio. E oggi siamo a Cerna e parliamo di un santuario dedicato a Maria, stella dell'evangelizzazione, e per certi aspetti è come se giocassimo in casa, perché è il santuario che sorge nelle immediate vicinanze a quella che è la sede storica di Telepace. Don Guido, oggi giochiamo in casa con questa nostra puntata dedicata ai santuari della diocesi di Verona, e lo facciamo in questo luogo che per noi ha un significato molto particolare. Vorrei, per iniziare, proprio partire dalle origini. Io partirei proprio dal centro di Cerna, dove c'è ancora la vecchia Casa Gioiosa. La vecchia Casa Gioiosa nella quale nel 1963, per la prima volta durante l'estate, sono arrivati ben 400 fanciulli cattolici provenienti un po' da tutte le parrocchie della diocesi. L'allora vescovo Giuseppe Carraro, oggi servo di Dio e venerabile, mi mandò e mi disse: guarda che voglio che tanti ragazzi partecipino. E l'anno dopo erano 600. Non ci stavano più, la casa era cadente. E allora che cosa succede? La provvidenza volle che ci fosse in villeggiatura un architetto, l'architetto Zorzi, il quale, senza dir niente, una sera del mese di agosto buttò giù un bozzetto di una possibile nuova Casa Gioiosa. E il bozzetto era di questa casa. E allora io l'ho portato subito al vescovo. Ah, dice, così andiamo bene. Bisogna realizzare questa casa. E in quanto si è realizzata? Si è realizzata poco dopo. Nel 1965 è stata portata la croce dai ragazzi, ed è quella croce che c'è ancora. Nel 1966, 2 giugno, posa della prima pietra della casa. Neanche un anno dopo, esattamente il 28 maggio, il vescovo, sempre Giuseppe Carraro, ha inaugurato la casa. E ai primi di giugno incominciavano i campi scuola. E subito dopo il pensiero è andato alla pace, perché il vescovo Carraro insisteva molto sui temi della pace che Papa Paolo VI lanciava al mondo. Lì, all'ingresso, abbiamo messo proprio questa scritta incisa nel marmo. Dal 67 al 77, arriviamo al 12 luglio, e lì, ragazzi, lo Spirito parla attraverso di loro. Se avessimo una radio, eccetera, eccetera, lo Spirito ha parlato. Tanto è vero che subito, dopo un quarto d'ora, arriva un sacerdote radioamatore, Don Giovanni Bertagna, e lui dice: ma io ho una piccola trasmissione, ma dico, puoi portarmela? È partita di lì l'avventura di Radio Pace e di Telepace, fino ad arrivare a quel giorno quando Giovanni Paolo II, 1992, sul volo papale, per rispondere a un giornalista che chiedeva al Papa come la mettiamo con Medjugorje, voleva che il Papa si pronunciasse, allora il Papa viene vicino e dice: ma tutti parlano di Medjugorje, di questo, di quello, e c'è un titolo che la Chiesa ha dato alla Madonna, dice, chi lo conosce?
Paolo VI, negli Vangeli Nunzianti 1975, chiama Maria stella dell'evangelizzazione. Chissà questo, chi lo conosce? E fa un passo avanti, mi dà una pacca sulla spalla. Tocca a Telepace, dice, farla conoscere. Parliamo di questo santuario. Quando concretamente si è pensato di erigere questo luogo? C'era una signora che ha lavorato tutta la vita mettendo da parte. Un giorno viene da me e dice, Don Guido, io vorrei fare una chiesa. Si chiamava Lisetta. Lisetta, dico, Telepace ha tanto bisogno. Ma dice, ho già aiutato Telepace. Però dice, voglio con i miei risparmi fare una chiesa. Era vescovo padre Flavio Roberto Carraro. E allora dico, senta, padre, c'è una nostra ascoltatrice, benefattrice anche, che vorrebbe fare la chiesa. Il vescovo, come ho detto, questo è diventato serio. E tu cosa gli hai risposto? Ho detto, dico, che c'è Telepace, che ha debiti, eccetera. Ti scomunico. Per carità, dico, no, no. Guarda, che io non verrò più a celebrare delle feste lì nella cappella di Casa Gioiosa, capace di contenere 120 persone, ma quando ce ne sono 300, 400? E allora dico, allora, dille di sì. Io ho detto di sì a Lisetta. Era il 2004. Nel frattempo io ho avuto la grazia di andare ancora, perché abbiamo una sede anche in Terra Santa, e di andare in Terra Santa. E in Terra Santa, anche lì altro dono, altra grazia, dai frati della grotta di Betlemme ho avuto una parte della grotta che è custodita proprio qui. E allora io ho detto, la grotta, bene, ma è il cenacolo. E allora sono andato anche al cenacolo e lì abbiamo anche quella pietra del cenacolo. Sono messi giustamente in evidenza, e in evidenza qua vediamo, proprio in questa fase di ingresso, anche due mosaici che stanno anche a raccontare, a ricordare due momenti significativi con due papi. Allora, il primo mosaico è quello di San Giovanni Paolo II davanti all'icona di Maria Stella dell'Evangelizzazione, un'icona che è stata commissionata da lui. E lì c'è la benedizione, il giorno della benedizione. E qui invece abbiamo Papa Benedetto XVI, il quale nel 2008 ha incoronato Maria Stella dell'Evangelizzazione in piazza San Pietro. È stato un momento veramente particolare. Padre Claudio, siamo all'interno di questo santuario che, lo ricordiamo, è stato consacrato nel 2008. 5 luglio 2008 da Monsignor Giuseppe Zenti, e proprio quest'anno ricordiamo i 10 anni da quel giorno del tutto particolare. La chiesa era gremita e fu una celebrazione molto partecipata, molto vissuta da chi venne al Colle della Pace qui a Cerno. È un interno di questo santuario che è stato pensato in un modo particolare, ovviamente, ed è caratterizzato anche da tante immagini. In particolare colpiscono, per esempio, i mosaici che sono qui alle pareti. Ecco, io chiamerei questo santuario, questa chiesa, un piccolo gioiello, perché veramente è ricco di sia mosaici, ma anche le due grandi vetrate che richiamano quello che è il carisma di Telepace. E la cosa bella è che è un'aula semplice che ti dà la possibilità di avere tutti i fedeli davanti,
Noi proviamo a pensare, Don Guido accennava alla cappella di Casa Gioiosa, che è piccolissima. Qui ogni anno, il 21 ottobre e il 27 novembre, la festa della Stella e la festa di Telepace, abbiamo tantissime persone che possono, tra l'altro è una chiesa anche calda sia d'estate, giustamente, ma anche d'inverno, che può raccogliere veramente tantissime persone che possono salire insieme alla messa, che è celebrata ogni domenica alle 17 per il periodo estivo e alle 16 per il periodo invernale. Io dico una parola, cioè più che altro faccio l'appello degli 8 mosaici che richiamano le 8 colonne che fanno parte del carisma di Telepace. Io non sono come Don Guido, che conosce per filo e per segno ogni angolo di questo santuario. Allora, 8 mosaici che richiamano l'evangelizzazione, la solidarietà, la fede nella provvidenza, la chiamata alla conversione, il valore salvifico della sofferenza, l'opzione per i più poveri, l'attenzione ai carcerati e condannati a morte e quindi l'accoglienza degli orfani e degli stranieri. Ecco, le due vetrate invece appunto fanno riferimento al carisma di Telepace. C'è una barca a vela in un mare un po' particolare, ma che viaggia pure in quelle condizioni. Sì, sicuramente c'è un riferimento evangelico, la tempesta dove è presente Gesù, Gesù che dorme e un po' preoccupa i discepoli. Tante volte anche noi siamo in questa situazione, Telepace, una barca a vela che è sospinta dal soffio dello Spirito Santo. Qualche volta abbiamo qualche pensiero, qualche preoccupazione, ma c'è, anche se si vede un po' meno, c'è un albero che è dato dalla croce e quello è il punto di riferimento per cui andare avanti. Questa vetrata, l'altra più semplice, la colomba di Telepace, che è presente sul mondo intero, perché non dobbiamo dimenticare che Telepace oggi tramite internet, ma c'è stato un tempo che attraverso 8 satelliti copriva tutto il mondo. E poi all'altare c'è l'immagine di cui Don Guido ha fatto riferimento nella prima parte di questa nostra puntata, di Maria Stella dell'Evangelizzazione, e che è stata collocata subito dopo quel momento ricordato Don Guido e rappresentato dal mosaico a Roma, qui nei pressi dell'altare. Sì, ecco, quando Giovanni Paolo II, il 21 ottobre del 1992, ha consegnato fisicamente questa immagine alla grande famiglia di Telepace, il primo pensiero era che doveva stare nella cappella di Telepace di Roma. E invece fu proprio il Papa a dire no, l'icona deve essere a Cerna, dove Telepace è nata. E quindi fu portata a Cerna, nella cappella di Casa Gioiosa in un primo tempo, e poi quando fu concluso il santuario fu posta nel luogo che vediamo in questo momento, non dimenticando che ogni tanto le facciamo fare anche qualche pellegrinaggio nelle parrocchie, magari in vista anche proprio della festa di Maria Stella dell'Evangelizzazione. Rimane per una settimana in una parrocchia e poi rientra per la grande festa. All'ingresso due pietre in due luoghi simbolo molto significativi per ciascuno di noi. Nei pressi dell'altare c'è un'altra pietra che è stata collocata, che proviene da dove? Allora, c'è da dire che l'altare ha un significato del tutto particolare, perché non si vede, ma al suo interno custodisce un libro con i nomi di tutti coloro che nei 4 anni che sono serviti per costruire il santuario hanno dato il loro apporto. Certamente c'è una figura importante, ricordava Don Guido questa benefattrice Lisetta, ma poi la collaborazione è stata veramente grande. La pietra di cui parli tu è la pietra che è stata presa dal sepolcro del Principe degli Apostoli, quindi a Roma in Vaticano, San Pietro, e l'arciprete, il cardinale Angelo Comastri, ha voluto farci questo dono. Tra l'altro a me piace tantissimo perché è su questo altare, ma una uguale c'è nel santuario di Fatima, data sempre dal cardinale Comastri. Il santuario di Fatima, la nuova basilica, è stata consacrata nel 2007 e anche là c'è questa pietra che vediamo anche qui accanto alla rappresentazione dell'incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus, che capeggia davanti appunto all'altare. Ok, grazie per questa descrizione
di ciò che un fedele può trovare all'interno di questo santuario e in questo modo abbiamo potuto ancora ripercorrere alcuni passi della storia della nostra emittente, della nostra Telepace. Ne ha fatto cenno Don Guido poco fa, all'inizio di questa nostra registrazione. Noi andiamo allora in un altro luogo che è poco più in là rispetto a dove ci troviamo adesso e che raccoglie molti oggetti che sono strettamente collegati con quello che è il cammino che la nostra emittente ha compiuto nel corso di questi decenni. Intanto grazie. A te. Don Guido, ci ritroviamo all'ingresso di questo luogo un po' particolare. In questo luogo ci sono molti segni di risurrezione. Ecco, sono molti segni di risurrezione, lei l'ha definito un museo e prima, nella parte iniziale, ha detto che questo è un luogo che è strettamente collegato a quello che è il cammino, il carisma che Telepace ha sviluppato nel corso dei decenni. Venendo qui dentro, noi ci troviamo in un luogo, in un angolo, lo chiamiamo così, sacro. Ecco, io vorrei partire subito con quella che è stata la veste di Robertino Montruccoli di Vercelli, un chierichetto di 12 anni, che nel 1970, esattamente il 4 gennaio, ha dato la vita vestito da chierichetto, si è buttato addosso agli altri perché arrivava una macchina che ha fatto una strage, è rimasto ucciso il parroco, è rimasto ucciso lui, è rimasto ucciso l'altro ragazzo che aveva 13 anni, altro chierichetto anche lui, e il vescovo, io ho chiesto al vescovo, dopo l'Epifania, dopo i grandi funerali fatti, se potevamo avere, essendo questa la casa dei ragazzi, quella tunichetta. E a pezzi, io credo che basta guardare le immagini, davanti a quella tunichetta migliaia e migliaia di ragazzi hanno riflettuto, hanno pregato. E dopodiché abbiamo anche le chiroteche, i guanti bianchi di San Giovanni XXIII III. Anche quelle le teniamo come una preziosa reliquia. Ma poi entrando qui, i ricordi sono molti. Ecco, cominciare dalla teca che è qui alle sue spalle. Al primo incontro che Telepace ha avuto, proprio un incontro è stato, possiamo dire, personale. Abbiamo portato al Papa, era tempo di Quaresima, questa casula di colore violaceo che il Papa ha indossato durante la messa. Terminata la messa, si è tolta la casula e me l'ha data da portare. Quindi noi la teniamo oggi come una preziosa reliquia. Qui accanto c'è un'altra casula con lo stemma di San Giovanni Paolo II. Quello è un dono che il Papa ha fatto. Ma poi abbiamo un'altra preziosa reliquia. E veniamo a questa giacca. È quella che il Papa metteva, indossava quando andava in alta montagna, 3.000 e oltre metri, ad ammirare il cielo, a contemplare il candore delle nevi, ecco, e il suo segretario, poi diventato cardinale, Givis Stanislao, ha fatto dono di questa giacca. Di Giovanni Paolo II abbiamo ancora altri ricordi. Basta che noi guardiamo questa preghiera che lui stesso ha stilato. E qui l'allora sostituto della Segreteria di Stato, oggi Cardinale Giovanni Battista Re, ha inviato questo scritto per dire che questa preghiera è stata realmente stilata dal Papa per Telepace ed è la preghiera Maria Stella dell'Evangelizzazione. Entrando qui l'occhio viene anche attirato da degli oggetti che richiamano la violenza, perché ci sono
per esempio pistole, manette, proiettili, ma anche qui c'è una storia particolare. Ma io direi che qui ci sono tante storie. C'è uno stegagno e poi veniamo giù, ci sono dei coltelli anche lì, ma soprattutto ci sono le pistole. Una è venuta di notte durante una veglia che c'era, una è venuta, cioè tutte hanno una storia. Le manette lo stesso, perché anche le manette parlano del carcere, ecco. E sotto le medaglie dei viaggi apostolici. Don Guido, rinnoviamo l'invito a quanti ci stanno seguendo a venire qua, perché per venire a pregare, per partecipare, presenziare alle varie celebrazioni che ci sono, anche per conoscere questo luogo nel quale ci troviamo adesso. E anche per ottenere una grazia. Accetto quello che tu hai detto. Qualcuno mi ha domandato, ma dice, qui ci sono e svuoto, certo. Allora a tutti dico, venite ad adorare il Signore, a venerare la Madre di Dio e a chiedere grazie. L'invito per voi, gentili amici telespettatori, e alla prossima puntata, con la quale proseguiremo questo nostro breve viaggio tra i santuari della diocesi di Verona.